Allora, ci siamo chiariti con il sistema informatico che ha ritrovato la sua normalità, quindi andiamo a vedere le pagine dei quotidiani Nazione e Messaggero, pagine di cronache d'attualità, questo è La Nazione, Simon e Silvia, campioni della Grifonissima, edizione blindata riservata soltanto a 500 atleti tesserati, è mancata la festa di popolo, ma intanto la città si è rimessa in moto. E poi Cardinali, direttrice di Confapi, il presidente Orsini, una donna è la giusta risposta. Ancora sgomberati senza tetto dal CVA, ma non tutti. Scaduta l'ordinanza del comune di Perugia, molti non sanno dove andare, una decina di ospiti ancora nella struttura, il silenzio su di loro del palazzo. Tommaso, l'amministratore di condominio che è stato accoltellato, esce dalla rianimazione, e poi scende in campo un professore di chimica. Oggi parliamo della esplosione a Gubbio, oggi l'incarico a un docente di chimica dell'Università di Perugia come perito per capire che cosa è accaduto alla Green Genetics. E poi abbiamo già ampiamente letto della vicenda di Todi, abbiamo letto sia del Giro d'Italia che del Fatto di Orvieto, fa sesso online, lo filmano e lo ricattano, così come del pontificale di Sant'Ubaldo a Gubbio. Prima di andare allo sport, però, abbiamo il Messaggero. Messaggero, la pagina di Perugia. Amministratore accoltellato, la psicosi dello sconosciuto, paura in via 20 settembre, via della Pescara, non si conoscono, poteva capitare a chiunque, ascoltati i testimoni, ma l'aggressore ancora non ha volto, l'uomo intanto accoltellato in terapia intensiva. Il romanzo di Luigi Bandiera in provincia, fonti vegge, preoccupazione per un nuovo locale etnico nella zona, rimbocchi senza tetto occupano il CVA contro la chiusura, se no dicono dove andiamo. Gubbio, piccole scosse ieri ma niente danni, la domenica è stata dedicata alla festa del patrono, il cappellano dei Ceri Don Mirko, Sant'Ubaldo benedica i ceraioli affinché possano mantenere integra la festa. Città di Castello piange il cavalier Gualdani, lo abbiamo già detto. Assisi, assegnati 307.000 euro per oltre 600 baby card. E poi ancora dalle pagine del Messaggero, famiglia di un medico morto dona computer all'ospedale, sono destinati alla medicina interna in ricordo del dottor Orsini Federici, un gesto simbolico ma pieno di significato. Nonostante il Covid, 200 studenti di Spoleto in viaggio con l'Erasmus, un uomo nel fiume è stato salvato a Foligno dalla municipale, e poi passeggiata ecologica a Spoleto, 110 persone hanno ripulito la città in ricordo di Nicola. E poi a Terni, skate park a San Giovanni, il comune fa marcia indietro, manifestazione di protesta, si presenta l'assessore Bordoni, un'occasione persa, faccia a faccia con gli abitanti del quartiere, contrari all'impianto. Preso a pugni, batte la testa, paura in centro, ma l'abbiamo già ampiamente letto, così come abbiamo letto dall'Orvietano, il 32enne che si è spogliato sul web ed è stato ricattato, disoccupato e disabile, l'odissea di un invisibile, la storia di un disabile, da 12 anni cerco lavoro con la legge 68, ma le invalidità non sono uguali per tutti, via le disparità. Questo era il Messaggero e l'ultima notizia, diciamo così, di cronache d'attualità. È tempo di guardare lo sport. Allora, questo è il Corriere dell'Umbria. Ternana verso quota 100. Dopo la scorpacciata di Como, sono 99 le reti segnate, occasione ghiotta per il derby contro il Perugia, obiettivo Supercoppa e altro record da aggiungere nella ricca bacheca. Intanto Ferenarnese, accordo a 360 gradi, impianti, scuola calcio e giovanili. E poi su Facebook, striscione perugino sulla 1 tra Orvieto e Fabro. Tagliavento risponde via social con ironia. C'è questo striscione, il grifo imbattuto nella storia, a voi poca gloria, insomma, gli sfottò su Facebook, che ovviamente poi attirano l'attenzione. L'Umbria brilla con le stelle del giro, la due pagine del Corriere dell'Umbria dedicata all'arrivo quest'oggi a Foligno del Giro d'Italia. E poi siamo a Perugia, torniamo al calcio, Melchiorri e quella voglia matta di Serie A, adesso obiettivi più ambiziosi.
l'attaccante si racconta tra passato e nuovi propositi. Cosmi è il suo futuro, parlerò con il Crotone, sono pronto a tutto. E infine andiamo nel territorio del volley. Sir, pensierino su Riclichi, ma mentre si attende l'annuncio di Giannelli, i dirigenti bianconeri puntano il lussemburghese. Ancora San Giustino, siamo in Serie B, avanti nei playoff. Castello, Foligno e Monini sono out. Per la Serie A1 femminile, Veronica Angeloni, l'ex Bartoccini Fortinfissi, dice alla Savino del bene per vincere ancora. Ci spostiamo a Gubbio, parliamo di calcio, torniamo a parlare di calcio. Nasce il Gubbio di Torrente, Megelaitis non ci sarà, il procuratore ci ha sempre evitato, ne troveremo uno migliore. Su Gomez dice Torrente, lo ha detto Notari, le strade ormai sono diverse, 10 i giocatori riconfermati. Ancora per lo sport, qui siamo a Foligno. Qualcosa è cambiato a Foligno, quindi siamo in Serie D, il 2-1 al Trastevere ha ridato fiducia. Vicarelli dice, spero di rivedere presto Izzo allo stadio, atteggiamento diverso, in campo età media più bassa e un Settimi superlativo. E ancora in Serie D siamo in area Tifernate, Tiferno, la coperta è corta, largo ai giovani a Tavernelle, soliti difetti ma anche tanta voglia di tornare alla vittoria. E poi ancora in Serie B, tra Trestina, tra Sina Lunghese e Trestina finisce 1-1, l'attaccante marocchino acciuffa la Sina Lunghese e a 7 minuti dal termine, terzo posto a meno 6 dal Trastevere secondo, Gramaccia è ancora tra i migliori. Ancora per le pagine del Corriere, una due pagine del Corriere dedicata quest'oggi alla grifonissima Tamburi e la regina, Lion Tang il re, la porta colori dell'Avis Perugia fa centro per la prima volta, che emozione, dice, ci tenevo tanto, secondo sì nell'albo d'oro per l'umbro d'adozione della TX Fitness Corciano. E questo per il risultato. Per la curiosità, hanno tagliato il traguardo 362 uomini e 120 donne. Questo era il Corriere, andiamo alla Nazione, le sue pagine di sport. Allora, partiamo dal Perugia, poi andiamo subito alla Ternana. Il doppio ex Tozzi Borzoi dice il derby alla pari. L'analisi, con due risultati su tre, la solidità difensiva dei rossoverdi può fare la differenza, ma occhio ad Elia e all'entusiasmo dei grifoni. Federico Melchiorri sogna la Serie A e poi è già super sfida, suona di sfottò, l'abbiamo visto, insomma, questi striscioni che sono comparsi in strada. A Terni la Ternana si prepara per l'ultima fatica, sabato a Liberati l'atto finale di una stagione da sogno, c'è in palio la Supercoppa nel derby con il Perugia. Patto di ferro tra società rossoverde e Narnese, il vicepresidente Tagliavento, segnale di vicinanza e collaborazione con il territorio. Sarà un Gubbio che diverte e dà emozioni, lo dice Torrente, sono ottimista, possiamo migliorarci rispetto allo scorso anno. Su Megelaitis dice ha deciso di seguire altre strade. Intanto in settimana vertice in sede tra presidente e mister. A Malaccari il record presenze, a Gomez quello dei gol. Ancora andiamo nelle categorie più basse, qui siamo a Trestina, abbiamo visto che tra Sina Lunghese e Trestina finisce 1-1, un pari che conferma il terzo posto. Per la Tiferno 1919 si allontanano i playoff e il nuovo infortunio a Peluso crea altri problemi. Ancora siamo a Foligno, Falchetti, la vittoria mette le ali alla speranza, dietro il successo sul Trastevere ci sono personalità e capacità di reagire. E poi il Cannara riprende la rincorsa ai playoff, i rossoblù sono ora ad una lunghezza dalla meta, mercoledì saranno impegnati nella trasferta di Montespaccato. Ancora San Giustino in cattedra, la semifinale servita, chiaramente stiamo parlando in questo caso di volley, finisce 3-0 tra San Giustino e Alba Adriatica, ottima prova dei ragazzi di coach Moretti. In Serie B maschile, Foligno battuta dal Macerata, finisce
3-0. In Serie B2 femminile, tra Perugia e Pontedera finisce 3-1, Perugia ancora un successo. E poi in B2 femminile, Trestina Teramo finisce 3-0, Pontefelcino Pistoia 3-2, sempre Serie B2 femminile. Ci spostiamo e parliamo di basket. Umbertide, addio sogni di gloria, sconfitta anche nella seconda gara tra Umbertide e Patti, finisce 52-69. E poi in Serie C Silver, il Fratta cade in casa contro i marchigiani, Umbertide 65, Tolentino 81. In Serie C Silver ancora, tra Porto Sant'Elpidio e Perugia finisce 66-61. In Serie C Gold, tra Foligno e Chieti 86-66. E ancora in Serie C Gold, tra Val di Ceppo e Vasto 92-52. In Serie C Gold, Todi squadra da battere, Todi Falconara finisce 85-61. Ancora Serie C Gold, Assisi Corsara tiene a bada l'Aquilano. Questo per la pagina del basket. Ovviamente oggi vale la pena leggere la pagina sportiva nazionale, dedicata però al Giro d'Italia. È la tappa decima, ovvero l'Aquila Foligno, 139 chilometri, una difficoltà da 2 stelle, quindi non delle più difficili, ma Bernal sterrato di conquista, show per la rosa. Vedremo insomma come finirà. L'abbiamo detto, l'arrivo a Foligno è previsto tra le 17 e le 17:30. Bene, questo per lo sport della Nazione. Non ci resta che dare uno sguardo al Messaggero, con il quale concludiamo. E allora, da Perugia, Grifo, idoli in cerca di erede verso la Supercoppa, Montenovo, Ravanelli, Ardemagni, Vinceti, Cutolo, Nicastro, eroi a Terni. Chi li limiterà? Non è il primo derby con una coppa in palio, dalle nebbie del passato emerge una finale vinta a Terni un secolo fa. Gubbio, notari all'attacco, pronti a una squadra per la promozione. Tennis, pirotecnico 3-3 per lo Junior alla prima in B2. E poi basket, alla Coppa del Centenario, Umbria al top, vincono Val di Ceppo, Foligno, Todi ed Assisi. Per l'automobilismo, Magione, show in pista sotto la pioggia. La seconda pagina è dedicata alle fere, è già febbre da derby, ma c'è spazio anche per la canoa, Terni diventa una vetrina nazionale. E poi per il MotoGP, Petrucci sotto la pioggia, sfiora il podio e chiude quinto. Chiaramente non poteva non esserci una pagina dedicata alla Grifonissima, fanno festa Liu Tang e Silvia Tamburi. Ancora siamo di nuovo al calcio, il nuovo Foligno riparte, il lavoro paga, dice Vicarelli, il Trestina riprende la Sinalunghese 1-1. E poi la pagina dedicata nello sport al Giro d'Italia, Foligno, giro e passione, tanti gli spunti, ci sono anche le borracce solidali in questa giornata davvero per Foligno importante. Chiudiamo con uno sguardo, se vi va, al meteo. Ieri è stata davvero una giornata insomma non delle migliori. Cosa dobbiamo aspettarci oggi? Tornano sole e massime primaverili, ma non mancheranno le piogge. Torna a fare infatti capolino il sole dopo una giornata di ieri quasi autunnale. È previsto un graduale miglioramento, il che vuol dire che potremmo comunque assistere a qualche pioggia anche nella giornata odierna. Situazione simile anche per domani, con ulteriore però aumento delle temperature. E dunque insomma una primavera che ancora stenta a farsi vedere. Grazie per averci seguito, l'appuntamento a partire dalle 19:30 con la striscia dei TG serali. Buona giornata.